seguo con viva preoccupazione l'inasprirsi degli scontri nell'Ucraina orientale, che continuano a provocare numerose vittime tra la popolazione civile, mentre assicuro la mia preghiera per quanti soffrono, rinnovo un accorato appello perché si riprendano i tentativi di dialogo e si ponga fine ad ogni ostilità. Adesso continuiamo in compagnia. Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra. Esprimo la mia vicinanza a tutte le persone che soffrono per questa malattia, come pure a quanti si prendono cura di loro e a chi lotta per rimuovere le cause del contagio, cioè condizioni di vita non degne di l'uomo. Rinnoviamo l'impegno solidale per questi fratelli e sorelle.